Immaginiamo un uomo che dopo la separazione fa un accordo con l'ex moglie. Lei da un lato rinuncia all'assegno di mantenimento, lui dall'altro lato le dona la sua casa. Dopo qualche anno l'uomo trova una nuova compagna con cui ha un figlio. Si rivolge allora all'ex moglie e le chiede di restituirgli la casa che all'epoca le aveva regalato perché, sostiene, la vuole dare a suo figlio. La moglie a sua volta dice che la donazione non può essere più revocata. Chi dei due ha ragione? La Cassazione ha fornito una risposta chiara e semplice a questo quesito. Uno dei casi di revoca automatica della donazione è la sopravvenienza di figli di cui non si aveva notizia al momento della donazione. Dunque, se è vero che con il divorzio il coniuge non può chiedere la restituzione dei regali fatti all'ex, anche nel caso in cui questi abbia subito l'addebito, c'è un'eccezione e questa è proprio la nascita di un successivo figlio. In sintesi, se il marito, una volta separato, ha un bambino con un'altra donna, può chiedere la restituzione della casa a suo tempo regalata alla prima moglie. Questa è la legge.